Buongiorno, eccoci alla seconda ricetta in gara. Polpette di melanzane. Io e il mascherato, presentatore mascherato, vi facciamo vedere come si fanno. Si prende la melanzana lavata e si buca con la forchetta, così. Senza infilzare le dita. Esatto, senza infilzarla, se no schioppa. In forno, un'ora, 200 gradi. Dopo un'ora è cotta, la puliamo, togliamo il picciolo e la pelle intorno. Occhio che scotta, raga. Fatti i pezzi, li mettiamo nel colino, con la forchetta schiacciamo e gli facciamo perdere tutta l'acqua in eccesso. Aiutiamola mettendoci un po' di sale e la lasciamo scolare e raffreddare, se no ci ustioniamo, eh. Mi raccomando, eh. Scolato, salata la polpa di melanzana, facciamo il nostro prezzemolino senza lasciarci il ditino, come mi è successo ieri per la prima ricetta. E insieme al prezzemolo, ovviamente l'aglio. Avete visto Sanremo? Che hit, che hit! Prima puntata, voto 10. Mettiamo dentro la nostra melanzana, mettiamo il parmigiano, giriamo un po' di pan grattugiato all'interno, dobbiamo dargli un po' di sodezza. Chiedo anche a lui, e se no cosa ci sta a fare? Vedete una bella consistenza che ci permette di fare le palline. Prendiamo e facciamo le palline e le giriamo nel pane grattugiato. L'olio per friggere intanto si sta scaldando. Vedete, bellina? La consistenza di carne. Poi assaggiate, imparate ad assaggiare sempre se vi piace il gusto. Io metto le quantità perché le devo mettere, ma basta prendere un pezzettino, si assaggia, se è buono, buono, se no si aggiusta. Di sale, di parmigiano, è così. In cucina bisogna imparare a sentire. Olio di semi a 175 gradi, buttiamo giù le nostre polpettine e davanti al divano ce le papriamo. Paura, finger food, street food, all together, divan food, sofa food. Sofa food questo è. Bello, mi Bello per la piace. tosse, sofa food. Bellissimo. Le facciamo diventare marroncine. Poco ci vuole. Carta assorbente. Facciamola assaggiare al mio assaggiatore mascherato. Polpettine morbide. Usate lo stecchino o la forchettina, così non rischiate di ungere il bracciolo del divano. Alla prossima ricetta in gara. Seconda ricetta, polpettine di melanzane. Sentite il profumo. Spacca la faccia. A domani per la terza ricetta di Sanremo, il festival nel festival.